concetto pesca per un nuovo video tutorial. Oggi parliamo di spinning al siluro. La giornata è quella giusta perché dopo un periodo di grande caldo a Roma oggi ha fatto un acquazzone, è il momento giusto per tentare di insidiare i nostri amici glani. Allora, per quanto riguarda lo spinning al siluro, quelle che vi consigliamo sono tre tecniche principali: la pesca con la gomma, la pesca con l'ondulante e la pesca con il lipless. In questo caso vi facciamo vedere i prodotti della ZEC. Abbiamo prodotti specifici per il siluro, perché quando parliamo di spinning al siluro parliamo di pesci di dimensioni importanti, pesci che in corrente lottano molto e quindi servono attrezzature specifiche. In questo caso consigliamo come primo approccio una pesca con un shad paddle tail, in questo caso abbiamo il Finch della ZEC, che montiamo con una testa piombata, una jig head da un'oncia, 28 grammi, in questo caso la misura 6-0 ci va perfetta. Altra possibilità è quella di cambiare il tipo di vibrazione, infatti ricordiamoci sempre che è molto più importante cambiare tipologia di esca rispetto a cambiare colore, i siluri sono quasi ciechi, è quindi più importante cambiare la tipologia di vibrazione. In questo caso, oltre alla codina paddle tail, abbiamo un piccolo grab. L'amo dovrà essere proporzionato, quindi in questo caso è un pochino più lungo. Ecco qui questa stupenda esca, che tra l'altro è ottima anche per il luccio. Altra possibilità d'approccio, che è la mia preferita personalmente, è quella del classico vecchio ondulante. In questo caso l'ondulante, oltre ad avere ancoretta e split ring adeguati per la pesca al siluro, è doppiato. Che vuol dire? Vuol dire che sono due ondulanti messi uno sull'altro che sbattono tra di loro, quindi producono ulteriore vibrazione e ulteriore richiamo sonoro. In questo caso il tutto è arricchito anche da un teaser a forma di polipetto, tanto per invogliare il nostro amico. L'ultimo approccio che consigliamo è quello del lipless. Un'esca molto sottovalutata, ma capace di regalarci grandi soddisfazioni. Ovviamente anche in questo caso si tratta di un lipless specifico da siluro, quindi un lipless con un peso importante, 60 grammi, e armato con un amo singolo. Ci dà la possibilità di essere agganciato in due punti diversi per ottenere un effetto shallow oppure per nuotare a una profondità di 3 metri.